Ciao e benvenuti su Livù. Oggi siamo in compagnia di Emiliano Pagani. Buonasera a tutti, o buongiorno, o buon pomeriggio, dipende da quando lo guardate. E Daniele Caluri. Ciao mamma. Siamo qua con loro, altrimenti conosciuti come i Paguri. E iniziamo proprio da qua. I Paguri, cosa sono? Una coppia di fatto? Un'associazione a delinquere oppure? E cosa siamo? Una coppia di fatto è una notizia che gira da anni in realtà nel mondo del fumetto e non solo. E Ma è falsa. anche se tutto sembra confermarla, in realtà non è vero. Tutto, soprattutto questa immagine Sì, con la libreria, col gattino di il prima e gattino di prima, Coco, via. sì, sembriamo davvero. Buono. Sì, no, è falsa. In realtà siamo amici, collaboratori. Cosa siamo? Dunque, siamo due stimati 20 anni. professionisti che hanno deciso di unire le proprie capacità per dare origine a alcuni lavori. Fra questi, quelli più conosciuti dal pubblico sono Don Zauker e Nirvana, una miniserie che è stata pubblicata da Panini Comics qualche anno fa in tutte le edicole d'Italia, mentre Don Zauker va avanti da 17 anni. È una saga che ci ha dato tante soddisfazioni, ci fa divertire tuttora e che probabilmente troverà conclusione momentanea. Per un po' di tempo l'anno prossimo. Emiliano ha finito di scrivere l'ultimo episodio, insomma, la sceneggiatura dell'albo che uscirà per Feltrinelli nel 2021. Io mi appresto a cominciare a disegnarlo e alla Lucca dell'anno prossimo, se salvo insomma inconvenienti, dovrebbe uscire questo capitolo che chiude, ecco, la saga del nostro personaggio. Da lì cosa verrà poi non lo sappiamo, però è bello quello. Allora, prima della fine ci sono le origini, me l'hai proprio buttata lì. Perché? Servita nel cosciotto. Bravissimo. Perché domenica alle 17:30 presso il Cinema Teatro Quattro Mori di Livorno, in anteprima universale, voi andrete a presentare la vostra ultima fatica per adesso, Don Zauker, Le origini del male. Prego. Sì, si tratta del quarto volume pubblicato da Feltrinelli, che in realtà contiene una ventina, 24 pagine completamente inedite, realizzate apposta per l'occasione, e una raccolta delle primissime storie di Don Zauker apparse sul Vernacoliere. Le primissime si parla del 2003, Tre. del 2003, proprio Da quando era 2003 2005. completamente diverso da come adesso, sia graficamente che come impianto di storie. Però si vede l'evoluzione del personaggio, si vede l'inizio, la scintilla, come è nata, come piano piano si è evoluto, come è cambiato man mano che noi imparavamo a gestirlo, a prendere confidenza con lui. Dove sarebbe andato a Dove parare, via. sarebbe andato a parare, sì, piano piano. Perché noi in pratica abbiamo iniziato, ci conosciamo da prima, perché ognuno collaborava con il Vernacoliere con le proprie storie a fumetti, che scriveva e disegnava autonomamente. Poi è arrivato a un punto morto in cui non avevamo più, avevamo concluso le rispettive serie e non sapevamo più cosa fare, non avevamo più voglia di continuare all'infinito, anche se andavano bene, il direttore continuava a chiedercele, i lettori continuavano a chiedercele, noi ci eravamo annoiati, volevamo qualcosa di nuovo. Ci siamo trovati a parlare una sera a casa mia, che all'epoca abitavo in via della Madonna, quindi un segno divino, Di fronte al di fronte tribunale, al tra tribunale, sì. l'altro. E parlando, cazzeggiando di più e di meno, è nata questa idea su questo esorcista sui generis, questo sedicente esorcista. Ci è piaciuta da subito, abbiamo iniziato a farla, a realizzarla. Però come? Io ho scritto le storie e mi. Stai zitto. E mi Benedetti Rodolfo, detto sarebbe. Cantucci. In teoria avrei dovuto scrivere e disegnarlo da solo, però mi sarebbe piaciuto vederle realizzate in maniera migliore di quanto potessi fare io. Quindi ho chiesto a Daniele se gli sarebbe piaciuto disegnarle a lui. Daniele prima ha voluto leggere, giustamente, poi ha accettato con entusiasmo e piano piano è nato questo gioco di rimpalli dove ognuno interferisce nel lavoro dell'altro, sempre cercando di migliorarci a vicenda. Le prime storie hanno avuto subito successo tra i lettori, un successo inaspettato anche fuori dai confini regionali, inaspettato per noi che veramente noi lo facevamo così tanto per svago, per divertirci, nient'altro. Che è la spinta che ci ha portato fin qui adesso, cioè noi tutto quello che facciamo, la nostra collaborazione in realtà non è una collaborazione di tipo professionale o lavorativo, sì, siamo professionisti e lavoriamo seriamente, però lo facciamo per divertirci.
Cioè, il divertimento è quello che ci porta avanti, ci fa fare le cose e penso si veda nel risultato di quello che viene fuori, che ci divertiamo, si gode, no, mentre si fa. Probabilmente è l'ingrediente segreto, perché appunto la mossa già questa già è un'immagine della coppia di fatto proprio. Sì, col gatto la mano. Già il gatto in accarezza la gamba. Già molte storie sono nate nell'ufficio estivo, cioè a mollo nell'acqua a Calafuria. E questo dà la cifra proprio stilistica del motore da cui sono scaturite. Evidentemente è piaciuto perché i lettori ritrovano una certa critica nei confronti di certi atteggiamenti della Chiesa, ma non solo, e tanto da sollevare poi l'interesse di Feltrinelli, che vuole dire non è proprio una casa editrice minuscola, che ci ha prima commissionato un inedito, Ego te dissolvo, uscito l'anno scorso, e dal risultato delle vendite poi si è interessata a ripubblicare poi le storie che avevamo già pubblicato in autoproduzione. Santo Subito, Inferno in Paradiso, Venga il mio regno e Avemus Papam. Le ha ripubblicate, anche quelle sono andate bene, tant'è che appunto ha voluto anche gli episodi brevi, quelli dell'esordio, in una prima raccolta che, se dovesse andare bene, poi prosegue anche con successive, fino all'inedito dell'anno prossimo di cui ho parlato prima. Bene, allora, Don Zauker è un personaggio controverso, perché è un prete esorcista che però ha in lui tutti i mali del mondo, tutti i peccati, tutti i vizi. Sicuramente hai anticipato quello che vi volevo chiedere, cioè perché piace tanto alla gente. Si vede che voi vi divertite, ma credo anche che in un mondo totalmente falso e alla deriva, alla fine un personaggio del genere è più vero di tanti altri. Secondo voi perché piace così tanto? Ma un'ipotesi che abbiamo fatto è proprio quella dell'essere svincolato da logiche di mercato. Cioè, il fumetto seriale o comunque a cadenza programmata, no? Periodica, è legato dal fatto di dover uscire, per cui deve subentrare un mestiere che ti porta a raccontare una storia a prescindere da quello che intenzionalmente vuoi raccontare. Cioè, è un aspetto un pochino più marginale il punto di vista, lo sguardo che hai sul mondo. Mentre invece quando ti prendi la libertà di pubblicare, non quando devi, ma quando ne hai voglia, bisogno, necessità, perché vuoi raccontare un determinato aspetto, allora ti puoi permettere un lusso che paghi in termini di non solo di introiti, ma anche di notorietà, di circuiti vari, insomma, non fai parte di un sistema. Abbiamo scelto la via delle schegge impazzite, che però ci garantisce la massima libertà di movimento, e questo vuol dire massima libertà sia di espressione, sia di contenuti e anche di divertimento. Cioè, lo pubblichiamo, siamo stati fermi a volte anche 3-4 anni perché aspettavamo un'idea che ci convincesse entrambi. Poi, secondo me, Don Zauker, quando è uscito, è stato un tipo di umorismo dirompente, perché era forte, affrontava tematiche, se vogliamo, delicate e controverse, però in maniera abbastanza diretta, senza filtri, e spesso ricorrendo a vignette feroci, al grottesco, però non è mai fino a se stesso. Cioè, noi usiamo veramente di tutto e diciamo di tutto quello che è possibile dire ai limiti della legge, però sempre in funzione alla storia che vogliamo raccontare. Non è mai una provocazione per dire guardate come siamo coraggiosi, riusciamo a dire questa cosa, riusciamo a inserire la bestemmia, che non inseriamo, comunque sì, inseriamo magari di nascosto, il gatto sta mangiando le brioche, e non è mai fine a se stessa, non è mai la provocazione per dire guardate come siamo coraggiosi, no, prima c'è una storia, poi su quella si costruisce tutto il resto. Cioè, noi ci interessa più che altro raccontare qualcosa, non far vedere che siamo bravi, che non abbiamo paura, che siamo due bestifoli, due giamburrasca, no? Quello forse alle medie ci piaceva fare così, ora no, non è più così. Per fortuna abbiamo smesso di fare fumetti come li facevamo alle medie, e ci interessa raccontare qualcosa con i nostri toni, ci interessa dire quello che vogliamo dire, come ci piace dirlo, però c'è una storia alla base di tutto, e secondo me anche questo parte del successo di Don Zauker. Bene, allora ci diamo appuntamento domenica 11 ottobre alle 17:30 al Teatro Quattro Mori. Nel lasciarci, ci benedite? Sì, sì, prego, tira fuori l'aspersorio. No, mi dico, com'è la forma? Perché sei pratico dell'ambiente. Ego, te, di absorbo. Ego, te, absorbo. Un saluto per l'IV.
Ciao Livù, ciao, stammi bene Livù, stammi bene. Che il Signore vi benedica. Ci vediamo domenica.